Ciao a tutti ragazzi, scusatemi, io innanzitutto volevo scusarmi se non pubblico mai video, ma certe volte non sono neanche ispirata, non so cosa pubblicare, quindi per questo non voglio pubblicare video a cavolo. Comunque oggi volevo un po' parlare sulle batterie dei Nokia. Oggi in questo caso qui ho un Nokia C503. Queste luci sparano molto perché nel mio salone le luci sono molto forti, come potete vedere. Che blocco. Ok, l'ho messa a fuoco. Qui su questo device monta una batteria molto. Scusate, non è sbloccato. Ok. Scusate, non era sbloccato. Comunque dicevo, questa città monta una batteria molto capiente, perché monta una batteria di tanti ampere, per farvi capire. La batteria di questo telefono è molto potente e quindi oggi volevo un po' parlarvene. In sostanza, la batteria che monta è, faccio vedere. Non fate finta a vedere quello che c'è da dietro, va bene? La BL4U, come potete vedere, è una batteria classica, standard della Nokia, che dura molto bene. Ah, si è pure spento il device, comunque lo riaccendo. Scusate, la BL4U è una batteria che dura bene, buona, ha una buona capacità, eccetera, eccetera. Dicevo che però. Allora, si è spento il telefono, ok. Chiamo. Scusate. Ok. Dicevo che la batteria è molto capiente. Adesso, per farvi capire, rispegniamo il telefono. Adesso metto illuminazione forte e blocca l'autofocus con l'illuminazione forte. Spegniamolo perché volevo togliere io definitivamente la batteria per farvi vedere una cosa. Rimuoviamola così, perfetto. Questa è la batteria che adesso abbiamo rimossa. Che è una BL4U, 1000 mAh, vabbè, ormai lo sappiamo, una batteria standard, eccetera. Ora voglio farvi vedere una batteria, una BL, in questo caso 4CT, che è completamente un'altra batteria. La infiliamo, potete vedere, gli attacchi combaciano. Chiudiamo dietro. E voglio farvi vedere che la batteria accende. Ma aspettiamo che carica. Ok, abbiamo messo tutto il telefono, eccetera. Il telefono è pronto. Però adesso voglio farvi vedere una cosa. Se tipo provo a fare così, il telefono si è spento. E devo fare riscivolare di nuovo la batteria. Per questo è perché la batteria è troppo piccola e non è ben attaccata. Insomma, decidesti, ma ora tu non puoi usarla più, non puoi usare questa batteria qua. Certo che posso farlo, grazie a una cosa, guardate. Questo cosino l'ho creato con lo scotch di carta, voi lo potete fare con qualunque cosa vogliate. È comodo, si crea in un attimo e tra l'altro che c'è un po' di pelucchietti. Forse c'avevo scritto, non lo so, con la penna, vabbè, comunque non ci interessa. L'ho creato io, si crea in un attimo, eccetera. Lo mettiamo esattamente qua sopra. Così. Così. Adesso la batteria, vabbè, un pochino, in questo caso è un poco più corto, vabbè. Ma a noi non ci interessa. Come potete vedere la batteria non scende più, sta ben fissa. Se adesso richiudiamo il cover, lo riaccendiamo,
Allora, dobbiamo attendere perché Android è, scusa, 660, quindi deve caricare un po'. Allora, vabbè. Comunque, dicevo che adesso vi faccio vedere. Scusate. Scusate, 15, ecco pizza, 15, 11. Ok, 22. Ok, abbiamo impostato l'orario e tutto. 18 novembre, vabbè, ho sbagliato. Dopo lo regolo, dicevo che adesso la batteria voglio farvi vedere anche se lo comunque uso smanetto. Visto? Non cade più. Ora perché grazie al cosino, perché se non ci fosse questo cosino che ho appena creato, la batteria non reggerebbe. Quindi una cosa utile, se voi lo potete fare anche con i vostri Nokia, fatelo, perché io onestamente ho utilizzato diverse batterie sui cellulari che onestamente sono batterie buone ed è onestamente una cosa utile, dai. Io l'ho trovata una cosa utile. Con questo vi saluto, mi scuso ancora se non pubblico mai video e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao!